Come spazzare? Lo vediamo in questo tutorial di oggi. Salve a tutti da Narratore Italiano. Questo tutorial di oggi nasce per informare il mio pubblico, i miei followers, ma non solo, di come effettivamente si compie questa operazione. Prima di tutto, due accessori fondamentali, ovviamente, la scopa, eccola qua, una comunissima scopa, non tanto di manico. E relativamente la paletta. Paletta e scopa sono gli unici accessori che sono ovviamente indispensabili. Allora, per spazzare si può fare in due modalità diverse o meglio distinte. La prima, quella di prendere la scopa in questo modo qua, o con la destra o con la sinistra. Io sono destro orso, quindi la prendo con la destra. Sono destro, sono mancino, sono sinistro orso. Di conseguenza, cosa faccio? Impugno la scopa in questo modo qua con il bastone in tale maniera qua e poi vado a per l'appunto spassare, okay? Tenendo con la destra la scopa e con la sinistra la paletta. In questo modo compio una spazzata, una scopata, che dir si voglia, immediata. Nell'immediato io vado letteralmente a spazzare, quindi non c'è bisogno di andare a accumulare la relativa sporcizia che è presente per terra, ma direttamente nell'immediato io vado a togliere, vado a estirpare la sporcizia, quindi la spazzatura che si trova, è presente proprio nel mio pavimento. Quindi nell'immediato io vado a togliere la sporcizia in maniera anche abbastanza repentina, utilizzando scopa e paletta sul momento. Okay? E questa è una prima modalità, ripeto, impugnatura salda, in questo modo qua il bastone prendete, con la destra o con la sinistra la scopa, con la sinistra o con la destra la paletta, okay? Che vi serve per raccogliere tutta la spazzatura che andrete a prendere. Okay? Ovviamente sul momento, questo che significa che in quella parte là andrà a togliere la spazzatura. Okay? L'altra modalità è quella di mettere, quindi stabilire la paletta in un luogo della casa, isolarla e utilizzare due mani per spazzare, quindi utilizziamo due mani per spazzare, presa solida ovviamente come prima, ma in questo modo andiamo ad accumulare tutta la sporcizia in un angoletto, quindi facciamo così, così e così, ok? E andiamo ad accumulare tutta la sporcizia che andiamo per l'appunto a avere. Però andiamo ad accumulare tutta questa sporcizia in un unico angolo della mia casa e o della mia stanza in cui mi trovo a vivere e o a stare, ok? Quindi raccolgo tutta la sporcizia che ho radunato, però ripeto, in un angoletto solo della casa, come sto facendo ora io, ok? Quindi sto raccogliendo tutta la sporcizia, o meglio, la sto accumulando solo in un unico angolo. Eccola. Una volta che l'ho tutta quanta radunata in un angoletto o comunque in un piccolo spazio della mia casa o della mia camera, cosa faccio? Prendo la paletta che avevo isolato da una parte, la prendo in mano e non faccio altro che andare a metterla, tutta la sporcizia, dentro alla mia paletta, come sto facendo ora. In questo modo vado a prendere tutto quello che ho accumulato e lo vado a mettere direttamente nella mia paletta, punto. Quindi rispetto all'altra modalità dove lì per lì accumulavo, meglio mettevo direttamente nella paletta la sporcizia, in questo caso vado a inserire la sporcizia direttamente nella monnezza, nella paletta, prima avendola, prima, ripeto, accumulata in un angolo, in una parte della casa. Va bene? Guardate quanto bel video che è uscito fuori. Dice, ma sei stato bravo? Dovete giudicare voi, ragazzi. Guardate quanta robetta ho fatto. Prima era qui da questa paletta, tanto, guardate sporca. Bene, da Leandro, narratore italiano è tutto, iscrivetevi, mi raccomando, commentate, ci vediamo o a un prossimo video di informazione oppure a un prossimo tutorial come quello di oggi. Ciao!